Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi, come ogni volta che finisce un mese, i preferiti del mese. E questa volta parliamo dei preferiti di febbraio. Io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Prima categoria, serie tv barra film del mese. Allora, questo mese non ho da consigliarvi né una serie tv né un film, perché non ne ho visti, ma bensì un programma televisivo, e sto parlando di Deal With It. Fate conto che capiterà molto raramente che vi consigli un programma, perché non guardo praticamente quasi mai la televisione se non la sera quando guardiamo il telegiornale a tavola e quando magari viene Nicolò che guardiamo Quattro Ristoranti o Quattro Hotel. Io per il resto non guardo televisione, ma questo mese mi sono innamorata, anche perché ho trovato gli episodi su YouTube di alcune puntate, e sto parlando appunto del programma televisivo Deal With It. Per chi non lo conoscesse, è un po' complicato da spiegare, in realtà è molto semplice a vedersi, però è più complicato a parole a spiegarlo. In sostanza, due persone così a caso vanno in un ristorante e non sanno che una delle due verrà scelta per vincere 2000 euro facendo delle cose assurde. E la sfida è provare a vincere appunto questi 2000 euro facendo cose stranissime e non farsi scoprire dall'altra persona. In parole povere è questo il programma, ma penso che la maggior parte di voi lo conosca. Questo mese mi ha veramente tenuto molta molta compagnia, ho visto appunto alcuni episodi su YouTube e altri invece li ho visti su Sky barra TeamVision, adesso non mi ricordo, però mi è piaciuto veramente un sacco, lo conoscevo ma non l'avevo mai visto prima d'ora e questo mese è stata veramente una grande scoperta. Accessorio barra accessori del mese. Questo mese, anche se li ho veramente da pochissimo, non posso che non menzionarvi questi orecchini qui di Shein, che vedrete meglio in una clip. Mi hanno veramente rapito il cuore, sono bellissimi, danno al viso una luce completamente diversa. E ovviamente con questi fantastici orecchini di Shein da 2 euro non posso che non farvi vedere anche questa collana, che avete visto sempre nel video di Shein sotto i 5 euro che vi lascio qui nelle schede. Mi sta piacendo veramente un sacco. Io ho sempre, vi dico la verità, ho sempre snobbato le collane uniche, però che avessero più collanine incorporate. Non so se avete capito. Questa praticamente non sono tre collane separate, ma è una collana unica. Ho sempre un po' snobbato questa categoria, l'ho sempre un po' evitata, perché di solito mi si intorcigliavano tutte. Effettivamente non è vero, nel senso che per adesso tutto bene, non mi si è intorcigliata nemmeno una volta e mi sta piacendo veramente un sacco. Poi sapete che da poco mi sono convertita agli accessori dorati. Questa secondo me è veramente molto molto bella. Ovviamente, come ho detto anche nel video di Shein, sono accessori da 2-3 euro che non hanno praticamente qualità, perché oltre a un aspetto visivo col tempo si andranno un po' a rovinare, non potete metterli sotto la doccia eccetera eccetera, però per magari fare qualche foto, video, anche per uscirci, perché io li metto anche per uscire, secondo me sono molto carini fin quando poi ovviamente non si usurano un po' e non sono più mettibili. Prodotti di make up del mese. Questo mese ho da farvi vedere due prodotti. Il primo è questo gloss qui di Sephora che vi ho fatto vedere nel video haul misto, dove c'erano cose di Sephora, Bershka, Kiko eccetera eccetera. Questo appunto è il gloss di Sephora della linea Gloss ed è il numero 120. Mi piace un sacco, ma già lo sapevo perché avevo la mini size, ce l'ho appunto adesso anche addosso. Io non sono un amante dei gloss, nel senso che mi piacciono visivamente, però faccio fatica a portarli perché ovviamente tendono ad essere un po' appiccicosi, un po' così, si muovono. Questo invece devo dire che rimane abbastanza fermo, non mi dà particolari problemi, quindi ve lo voglio consigliare anche perché il colore è molto bello. Mentre il secondo prodotto che vi voglio far vedere è questo qui. Anche questo qui l'avete visto nell'haul misto che ho fatto ed è uno stick per il contouring di Kiko. Allora, vi dico la verità, è il mio primo stick, quindi non posso compararlo ad altri, ma il prodotto in sé mi piace veramente un sacco. Non è né troppo caldo né troppo freddo, quindi secondo me è adatto un po' a chiunque, perché poi in base alla terra che ci andate a mettere sopra lo farete diventare più freddo o più caldo, appunto a vostra scelta. Ma la cosa che mi piace veramente un sacco è la sfumabilità, perché si sfuma veramente in tempo zero. E anche io, che non sono appunto una super pratica dei prodotti in crema, soprattutto degli stick per il contouring in crema,
Questo mi ha veramente sorpresa un sacco e non posso far altro che consigliarvelo. Prodotto skincare del mese. Come prodotto skincare del mese vi faccio vedere questo qui. Non so se l'avevo già fatto vedere, penso di no. Comunque questo qui è uno spray di Mario Badescu e io all'inizio, quando ho ricevuto questo spray per Natale, non sapevo tanto bene come utilizzarlo. Ma in realtà ho scoperto, penso e spero che sia così perché non mi ricordo dove l'ho letto, però mi sembra di averlo letto. Vabbè, comunque... può essere usato anche come spray fissante e infatti io ve lo promuovo proprio per questo. E come lo utilizzo? Lo utilizzo appunto come spray fissante perché vado a fare il mio make up utilizzando prodotti soprattutto in crema che necessitano poi di una, diciamo, di una fissatura, non so se si dica, vabbè, di essere fissati con la cipria, ma la cipria per me che ho la pelle abbastanza secca va a dare un effetto sempre un po' polveroso al viso e appunto per risolvere questo problema del avere un po' l'effetto polveroso in faccia vado ad applicare questo spray che mi lascia la pelle super super luminosa, glowy, mi piace un sacco. E poi come ultimo step vado ad applicare l'illuminante perché è ancora più power dopo aver messo quest'acqua, questo spray. Quindi assolutamente questo spray di Mario Badescu. Prodotto d'abbigliamento del mese. Come prodotto d'abbigliamento del mese non posso che non farvi vedere questi pantaloni che avete visto in moltissimi vlog. Li sto usando veramente veramente un sacco. Sono dei pantaloni di Shein marroni a costine in vellutino. Super 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 morbidi e la cosa che mi piace più di tutte è che appunto siano belli ma allo stesso tempo molto molto comodi perché praticamente è come se fosse una tuta però non dà quell'effetto pigiama che un po' tende a dare la tuta. Smalto del mese, come smalto del mese che non è smalto ma è gel, ho appunto fatto le unghiette da poco, vi ho portato con me. Se non sbaglio, sì. Mi piacciono veramente, veramente tantissimo. Sono secondo me super semplici, ma allo stesso tempo eleganti perché questo tipo un po' particolare di French va ad impreziosirle particolarmente, però sono comunque abbastanza sobrie. C'è un sacco. So che sono piaciute tanto anche a voi e sono contenta. Canzone del mese. La prima canzone che voglio consigliare è Gaetano di Calcutta. Ho scoperto questa canzone in questo mese e me ne sono completamente innamorata. È una canzone che mi è entrata nella testa e non è più uscita, infatti la sto ascoltando praticamente in loop per tutto il mese di febbraio. E sempre per rimanere in tema indie, come ogni anno in questo periodo più o meno che corrisponde a febbraio, marzo, aprile, maggio, io inizio di nuovo a riascoltarmi tutti gli album di Carl Brave. Io Carl Brave è un artista che seguo tantissimo ed è forse l'unico artista, non forse, è l'unico artista italiano che seguo, di cui so tutti gli album, tutte le canzoni. In particolare in questo periodo appunto rinizio nuovamente a sentire tutti i suoi album in loop. E l'album che più vi consiglio di ascoltare è Polaroid di Carl Brave appunto con Franco 126, che è stato il loro primo album. Acquisto del mese. Acquisto del mese vi voglio far vedere, ma l'avrete visto praticamente ovunque perché su Instagram l'ho postato 850 volte e sto parlando di questo giubbotto. Vi metterò una foto perché è impossibile farvelo vedere così. È un giubbotto che ho ricevuto con la collaborazione di Shein. Onestamente non pensavo di indossare questo giubbotto così tanto perché tende a essere un giubbotto bello grande, bello importante. E io che sono alta un metro e un tappo, diciamo che tendo ad evitare un po' questi giubbotti perché mi abbassano ancora di più. Questo però mi è piaciuto veramente, veramente, veramente tantissimo. Tiene super, super caldo. L'ho usato, lo sapete perché me l'avete visto, quando sono andata a Riccione per San Valentino che faceva un freddo, tirava un vento, ragazzi, che non vi dico. Questo mi ha tenuto veramente al caldo. Ha un colore bellissimo, non avevo mai avuto un giubbotto di questo colore, questo marroncino, né troppo freddo, né troppo caldo, né troppo scuro, né troppo chiaro, che mi fa veramente impazzire, secondo me è super super abbinabile e forse anche se è finita la stagione, o comunque sta finendo perché da me qui a Bologna sta iniziando a fare veramente molto molto caldo, infatti non lo sto usando più da una settimana perché ha cominciato a fare caldissimo e praticamente è immettibile. Però io vi consiglio lo stesso di prenderlo perché è troppo bello, vi giuro è troppo bello, vi consiglio di darci un'occhiata perché questo qui è sicuramente una delle mie cose preferite di sempre di Shein
che non mi aspettavo di mettere così tanto, quindi assolutamente questo qui. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, che vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi lascio anche qui il mio Instagram nel caso vogliate passare a dare un'occhiata. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un bacio!